È con grande piacere che vi invito a partecipare nei giorni 4 e 5 aprile a Venezia a questo congresso che ha il titolo Point of Care Testing, State of the Art and Perspective, che è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione Menarini e che ha gli auspici anche dell'Università di Padova e delle federazioni internazionali europea ed internazionale di medicina di laboratorio. Questa tecnologia che va sotto il nome Point of Care Testing, che sostanzialmente significa analisi che possono essere eseguite anche da personale che non è strettamente addestrato nella medicina di laboratorio, quindi parliamo di operatori sanitari come infermieri e medici. Questa tecnologia ha uno sviluppo che la porta oggi ad essere probabilmente il segmento più in via di sviluppo nella medicina di laboratorio. E ormai si ritiene che più di un quarto delle analisi di laboratorio a livello internazionale siano eseguite con queste tipologie che chiamiamo analisi decentrate. Il congresso rappresenta il modo per riflettere su quello che è avvenuto negli anni scorsi, ma soprattutto per tirare le somme su quello che viene definito stato dell'arte e proiettare nel futuro quello che sarà da fare per fare in modo che questa tecnologia, il point of care, diventi sempre più efficiente ed efficace e sostenibile anche per i sistemi sanitari. Abbiamo avuto la fortuna che i maggiori esperti del settore, praticamente tutti i grandi esperti del settore, saranno con noi in una faculty a Venezia per ragionare tutti insieme e per cercare di capire quello che è stato fatto in questi anni, ma soprattutto per proiettarci verso il futuro. Perché il point of care, che era partito per eseguire analisi abbastanza semplici, come l'emogas analisi, la glicemia, oggi investe dei campi come la diagnostica molecolare e la genetica. In questi due giorni sentirete veramente il meglio della professione su quello che sono state le esperienze anche durante il Covid-19 dell'uso del point of care come tecnica integrativa, quindi anche gli sviluppi nella sierologia, la connettività per rendere possibile la notifica dei risultati non solo all'interno degli ospedali ma sul territorio, ed è questo il mio augurio e l'invito a essere con noi 4 e 5 di aprile quest'anno, anche perché la sede, e non ve la dico, la scoprirete, è meravigliosa.